Bentornati a Sportello Salute e parliamo di prevenire con i vaccini e vi ricordo che questo è un programma curato dall'azienda toscana USL Sud-Est. Detto questo, ricominciamo a parlare perché abbiamo già fatto il nostro primo blocco, abbiamo avuto delle interviste anche dall'ospedale San Donato perché siamo in collegamento in esterna con Maddalena Pieroni grazie anche alle immagini di Natale Teci e ripartiamo con le conseguenze della mancata vaccinazione. Diciamo che vorremmo parlare un po' di questo e riparto dalla dottoressa Maria Teresa Maurello, direttore dell'unità operativa igiene e sanità pubblica. Quindi, ovviamente le conseguenze sono il verificarsi di malattie infettive prevenibili con vaccino. Facevamo l'esempio del morbillo, è in corso in questo momento in Italia un'epidemia del morbillo. Nella nostra realtà abbiamo ancora dei casi di tetano, malattia per cui da moltissimi anni esiste un vaccino efficace offerto a tutte le età gratuitamente. E quanti ne fanno? Lo fanno, dottoressa? La copertura nei bambini è buona perché siamo a livello del 95% auspicato per parlare di un'immunità efficace. Per il tetano, però, diversamente dalle altre malattie infettive, la trasmissione non è interumana. Ci si infetta dall'ambiente, certo. Quindi tutti dobbiamo essere protetti. Perché chi non è protetto è a rischio, basta una lieve ferita sporca di, certo, di polvere. Abbiamo avuto un caso purtroppo letale nel Valdarno pochi mesi fa. L'Italia è una delle nazioni in Europa che ha l'incidenza maggiore di tetano. La Toscana in Italia è una delle regioni che ancora presenta casi di tetano, malattia molto grave, anche letale, facilmente prevenibile. Sì, quindi lo strumento c'è, usiamolo. Ha detto bene, lo strumento c'è, capire questo meccanismo che è importante. Ritorniamo, perché vedo già Maddalena Pieroni con l'ospite, la dottoressa che avevamo già avuto prima. Maddalena, vogliamo continuare il discorso per quanto riguarda i vaccini? Sì, allora continuiamo a parlare di vaccini con Maria Pia Pagliuca della Farmacovigilanza. Intanto volevo ringraziare la dottoressa Maurello perché in tutte le volte che siamo stati come Teletruria a fare le campagne di vaccinazione, per due volte mi ha fatto bucare, una volta per il meningococco e una volta per l'antitetanica, quindi grazie. Allora, dottoressa... è saltato il collegamento, ora dovrebbe, comunque vede anche il fattore stesso che venga la nostra Maddalena Pieroni, venga spessissimo in ospedale a fare appunto interviste a vari medici, questa è la miglior pubblicità, no dottoressa? Mi sembra proprio... Maddalena è intervenuta per tutte le nostre campagne, per la campagna antimeningococcica, per la campagna contro il tetano e purtroppo per deformazione professionale abbiamo l'abitudine di cogliere al volo tutte le occasioni. Allora, abbiamo detto, lo aveva detto lei, dottor Marcello, è pronto? Aspetti dottore, perché è pronto il filmato, è saltato giustamente il collegamento, ritornerà subitissimo, un attimo soltanto. Io manderei adesso il video del dottor Danilo Tacconi per sentire anche la sua testimonianza, non è potuto essere in studio con noi, che è il direttore dell'unità operativa di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo. Quindi vediamo un attimo questo contributo. In malattie infettive ci sono molte emergenze negli ultimi tempi, ma tra queste sicuramente quella dell'antibiotico resistenza è una cosa estremamente importante perché è un fenomeno che si sta diffondendo sempre di più e è dovuto al cattivo uso che molto spesso viene fatto degli antibiotici o l'abuso che viene fatto degli antibiotici. È un fenomeno a diffusione direi mondiale, non esiste un paese nel mondo dove non ci siano problemi di antibiotico resistenza e purtroppo stanno emergendo microorganismi per i quali non abbiamo nessuna terapia e dobbiamo in qualche modo inventarci delle associazioni di antibiotici che in vitro non funzionano ma che poi possibilmente in vivo possono avere un'azione sinergica tra di loro per cercare talvolta di salvare la vita dei pazienti.
Questo è un fenomeno che è dovuto a un uso abuso degli antibiotici, non solo in medicina umana ma anche in medicina per esempio veterinaria, e ha un discorso relativo alle cattive condizioni igieniche che tante volte possiamo avere in certi contesti. Sicuramente l'avanzamento della medicina rispetto ai ruoli e ai guadagni in salute che abbiamo avuto creano dei pazienti che possono essere talvolta sempre più immunodepressi, per i quali è necessario intervenire con terapie antibiotiche. Però il problema della resistenza agli antibiotici è un problema che sta creando un allarme a livello mondiale e per questo motivo i vaccini hanno un ruolo assolutamente importante. Siamo tornati in studio, Sportello Salute, e appunto abbiamo visto l'intervento del dottor Danilo Tacconi e il dottor Marcello Caremanice, anche il problema degli antibiotici che non funzionano più. Certo, questo è un problema molto grosso, dico, perché chiaramente. Ma sono anni che se ne parla. Sono anni che se ne parla, chiaramente abbiamo usati male, va bene, usati troppo, e che adesso ci troviamo con germi che sono diventati dei mostri geneticamente determinati a difendersi in confronto di tutti gli antibiotici. Questo è un elemento importante, la vaccinazione. Vorrei anche aggiungere una cosa a quello che diceva la Maurello, che riguarda il problema del costo della mancata vaccinazione. Sì. Noi in Italia quest'anno abbiamo avuto 5 milioni di casi di influenza, va bene, con 8.500 morti, va bene? Forse qualcuno di più rispetto agli anni passati. Quanto costa allo Stato italiano tutte le persone che rimangono a casa per l'influenza, che non possono lavorare perché sono ammalati? Quindi è un costo sociale. Milioni e milioni di euro, che riguarda l'Italia, la Germania, la Spagna, l'Inghilterra, la Francia, quindi c'è un costo molto grosso dal punto di vista economico, che se potessimo ridurlo con una estensività della vaccinazione antinfluenzale, ridurremo veramente questi costi. E non ci dimentichiamo che il costo più importante sono i morti. Di questi 8.500 morti non è che sono tutti anziani e malati. Sono anche bambini. 2.000 sono anche giovani e bambini, quindi è un altro costo, il costo in vite, che non è cosa di poco conto. Maddalena Pieroni, ti rivedo di nuovo nel video, quindi siete tornati in collegamento, quindi ti ridò la linea. Grazie Susanna, grazie ancora alla dottoressa Maurello per avermi fatto vaccinare. Allora, siamo nuovamente con Maria Pia Pagliuca, parliamo di eventi avversi in caso di vaccino, che è un elemento che ha fatto a volte proprio decidere le persone a non vaccinarsi sbagliando. In realtà comunque bisogna vaccinarsi, ma bisogna sicuramente segnalare, quindi come dicevo prima, sia operatori sanitari che cittadini, qualsiasi effetto indesiderato, sospetto, che si verifica dopo un'immunizzazione da vaccino, quindi dopo la somministrazione di un vaccino. Ovviamente c'è anche una modalità online, tramite un sito che ha messo a disposizione AIFA, noi siamo a disposizione per aiutare a segnalare, e comunque tutte queste sospette segnalazioni confluiscono in un database dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che poi confluiscono in uno europeo e internazionale. Quindi avere a disposizione un elevato numero di sospetti, effetti indesiderati, poi permette di mettere in evidenza un potenziale segnale di allarme, che poi verrà ovviamente valutato da esperti appunto in materia, quindi gruppi di lavoro composti da componenti dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione o della Prevenzione, e quindi tale segnale verrà o confermato o smentito. Se confermato verrà quantificato e in breve tempo verranno diffuse le informazioni relative alla sicurezza di quel vaccino. Quindi noi ci occupiamo di diffondere queste informazioni, quindi i vaccini che sono in commercio sono tutti vaccini dove il rapporto rischio e beneficio è favorevole, quindi non sono pericolosi assolutamente, e quindi si può stare tranquilli, insomma. Benissimo, Susanna, ti restituisco la linea e con la dottoressa Pagliuca. Grazie. Okay. Dottor Marco Conti, medico di famiglia, il fatto stesso degli antibiotici, del fatto dei vaccini, però l'antibiotici, cioè il dottor Marcello Caremani ha detto forse se ne è fatto un uso smodato da parte dei pazienti, anche da chi li ha prescritti, no? Quindi adesso attualmente si sta tornando un po' indietro, si sta cercando di curare anche in altre maniere invece di dar subito l'antibiotico. Certo, si sta cercando di verificare innanzitutto, di valutare bene la diagnosi e quindi valutare quello che stai affrontando, e in base chiaramente se hai la percezione e quindi la
la sintomatologia ti conduce verso l'aspetto virale, utilizzare un antibiotico non ha nessun senso. Ma di solito si dice che un medico non mi ha dato nulla e si va da un altro, no? Perché a volte succede anche questo, che si esce non soddisfatti. Questo è anche rientra in quel discorso che si diceva di fiducia e di rapporto che si instaura con il paziente. E quindi in particolare se il tuo medico o il punto di riferimento ti invita a aspettare quantomeno quei 2-3 giorni canonici per valutare quello che possa essere l'evoluzione della patologia in atto, vedo che le persone sempre più sono propense a avere questo tipo di valutazione e poi allora puoi passare a una situazione più chiara o valutare se poi c'è necessità diverse. Io andrei dal pediatra adesso, perché le parole che ho detto a volte le abbiamo dette in altre occasioni, no? Di dire non vado dal medico, non mi prescrive quello che voglio e quindi a volte non sono soddisfatto. Le mamme, per non perdere i giorni di lavoro, a volte preferiscono l'antibiotico. Sì, purtroppo c'è un effetto, quello che è il doctor shopping. Se un professionista non mi soddisfa, non mi dice subito, non mi dà subito quello che vorrei io sentirmi dire, sentirmi dare, cambio professionista e vado da quello che invece mi soddisfa. È evidente che in questo è l'autorevolezza del medico che conta tanto. Cioè, se io sono stato scelto dal paziente, dai genitori, e guardate che lo scegliete voi, una buona comunicazione con i genitori, per cui riesco a spiegare. Qualche volta i medici hanno l'abitudine di non ascoltare e di non spiegare quello che fanno. Un buon medico ascolta il paziente e cerca di far comprendere quello che sta facendo, che è tutto per il bene del bambino. Se ti consiglio una cosa, mettimi alla prova. Se fallisco, è evidente che mi cambierai, ma se ti dimostro che certe scelte che io faccio sono vincenti alla lunga, perché ti do meno cortisone, ti do meno antibiotico e il tuo bambino gode la stessa buona salute di tutti gli altri bambini, abbiamo risparmiato un bel po'. Anzi meglio, mi sembra, no? Perché poi abbiamo risparmiato un bel po' di danni anche a quel bambino, perché certo un accumulo di farmaci, quando poi ne avrò bisogno, mi impedirà di avere un'arma efficace al mio fianco. Dal punto di vista clinico questa è musica per le mie orecchie. Per cosa vuol dire? Vuol dire che il medico affronta il problema clinicamente lo valuta con attenzione, spiegando poi alla mamma e chiaramente allo stesso paziente che non c'è una forma batterica dove gli antibiotici non servono, e quindi è importante questo aspetto. Cioè, quindi anche riprendere in mano la clinica, cioè il medico è un clinico prima di tutto, quindi fa la diagnosi, va bene, fa una bozza di diagnosi e poi comunica. Ha ragione il dottor Conti, cioè, noi dobbiamo comunicare, e ancora di più per il pediatra che comunica a una mamma che può avere preoccupazione ma anche necessità di vedere il bimbo che vuole uscire dalla sveglia perché deve tornare alla porta. E poi se c'è la vaccinazione, ad esempio contro lo pneumococco, che si inizia subito nel primo anno, questo aiuterà a evitare che il bambino prenda delle malattie molto importanti. Questa è una domanda che vi voglio fare dopo, perché vedo Maddalena Pieroni dall'ospedale San Donato di nuovo in collegamento con il dottor Felici, se non erro, geriatra. Sì, come vuoi Susanna? Vai, tranquilla. Se vuoi continuare tu. Vai, tranquilla. Ok, allora, siamo di nuovo con il dottor Mario Felici, primario di geriatria. Avete parlato di tetano, la dottoressa Morello, il dottor Caremani. Dottor Felici, quanti casi di tetano per non vaccinazione ha nel suo reparto? Quanti gliene capitano? No, per fortuna nel reparto ce ne sono veramente molto pochi, sono prevalentemente poi ricoverati in rianimazione. Ma proprio per questo è un aspetto nuovo che si sta rivalutando. Le 4 vallate nostre a retine rappresentano la nostra cultura contadina e la fascia di età degli ultra settantenni vive di questa cultura contadina, quindi è proprio questa fascia di anziani che tutti i giorni vanno nell'orto, vanno nel campo, detto alla retina, dove coltivano ancora la loro tradizione, le loro abitudini, e sono sottoposte tutti i giorni al rischio di tetano. E in questa fascia di popolazione spesso la cultura della vaccinazione non c'è e sono
quei casi sporadici per fortuna, ma ancora abbastanza presenti, che vediamo in ospedale. Quindi è estremamente importante ribadire la vaccinazione del tetano anche negli ultra settantenni attivi e soprattutto ricordarsi che deve essere fatto un richiamo ogni 10 anni. Per cui... Mommo segno, dottoressa. Per cui il sessantenne che si vaccina poi per fortuna vive bene, arriva a 70-75 anni ed è scoperto. Perfetto, grazie al dottor Felici. Susanna, grazie. Ti restituisco la linea. Io la devo fare. Dottor Conti, quanti se ne fanno, medico di famiglia, quante persone vengono da lei per farsi la vaccinazione contro il tetano? Allora, da me poche, perché io in pratica ho il compito proprio di accogliere e di informarli che la vaccinazione viene fatta presso i vari studi della medicina, ambulatorio che in ospedale. Sì. Che in ospedale. Quindi ecco, però voglio, ecco, no, i pediatri no, perché ovviamente i pediatri vaccinano da soli. Bravo, è quello il discorso. Quindi per il tetano si può anche morire. Purtroppo la letalità è molto elevata, è una malattia gravissima che porta a insufficienza respiratoria. Ha ragione il dottor Felici, si finisce quasi sempre in rianimazione. Spesso sono le donne che si ammalano di più perché non sono mai state vaccinate. Gli uomini che hanno fatto il militare hanno avuto, almeno in alcune occasioni della vita, l'opportunità di vaccinarsi. Quindi questa potrebbe essere un'opportunità anche per invitare le donne a vaccinarsi, sì. Perché, come ha detto lei, voi avete le casistiche, avete la letteratura, quindi il fatto stesso è importante di dare questi messaggi. Allora, devo dare un altro contributo, se non erro, abbiamo anche il video del dottor Marco Martini, che è il direttore dell'unità operativa di pediatria di Arezzo. Quindi sentiamo la sua testimonianza. La diminuzione della percentuale dei vaccinati sta portando delle problematiche anche all'interno delle nostre strutture sanitarie. Eh sì, purtroppo sì. È dei giorni scorsi il caso del nostro ospedale, dei primi casi di morbillo in una famiglia della nostra provincia. Io erano circa 30 anni che non rivedevo il morbillo e lo abbiamo rivisto. Il morbillo è una malattia grave, molto contagiosa. Questa è la conseguenza della diminuzione del tasso di vaccinazione nei nostri bambini. Dottor Marcello Caremani, a me sembra veramente un cerchio che si sta chiudendo. Si dice che è cambiato il mondo e fondamentalmente anche le malattie si stanno ripresentando. Si stanno ripresentando quelle di cui non siamo immuni. Chiaramente, dico, perché non rivedremo chiaramente per adesso il vaiolo, forse l'abbiamo completamente eliminato, ma se non stiamo attenti rivedremo le gravi malattie del passato. La difterite ancora, e il vaccino, nel vaccino efficacissimo, si rivede in Russia, si rivede nei clochard francesi, a dimostrazione chiara, dico, che le fasce poi più povere e forse anche un pochino più ignoranti dal punto di vista di non conoscenza, ignorante, certo, conosce, che non sa, sono quelle che poi vanno incontro ad una mancata vaccinazione per patologie che sembravano terminate. Negli Stati Uniti, dove chiaramente l'Obamacare aveva il compito di portare i vaccini alle fasce di popolazione più povere, chiaramente, dico, questa viene interrotta adesso dalla sua nuova amministrazione, e rivediamo epidemie. Una di queste è stata quella del morbillo. Sì. Va bene? E che hanno invitato gli americani a non venire in Italia perché c'era il morbillo, c'è da dire anche questa. Detto questo, andiamo un attimo in pausa con Sportello Salute, ci ritroveremo tra poco.